Recording is on. Buongiorno ragazzi, martedì 3 marzo, questa è la lezione per la classe terza E. La volta scorsa abbiamo fatto la lezione sull'inno italiano, alcune informazioni su musica e risorgimento. Il testo completo lo trovate a pagina 256 del libro A. Allora, rifaccio questa lezione, dato che l'altra volta comunque non eravate tutti ad ascoltarla, in modo che tutti abbiano la possibilità di studiare anche solamente attraverso il video, questo mio video. Quindi potete riascoltarlo 1, 2, 3, 4 volte, quante volte volete, per prepararvi poi a una verifica che faremo al nostro rientro. Allora, vi chiedo poi di scaricare la scheda relativa a pagina 256, dove vi trovate proprio le probabili domande della verifica con le risposte, dalla bacheca del vostro registro, perché l'ho messa lì venerdì scorso. Allora, iniziamo rispondendo alla domanda: cosa si intende con il termine risorgimento? Con il termine risorgimento si intende il lungo processo di liberazione dai popoli stranieri e di unificazione del territorio italiano. Poi, qual è la data che porta appunto il popolo italiano all'unità d'Italia? E qui mi interessa sapere esattamente giorno, mese ed anno, perché è una data molto importante, quindi il 17 marzo del 1861 è la data dell'unità d'Italia. Quali sono i titoli conosciuti per indicare l'inno italiano? Si può dire appunto inno italiano, ma il titolo originale della canzone è Canto degli Italiani. Però si può dire ad esempio anche Fratelli d'Italia, che è semplicemente la trascrizione del primo verso della canzone. Quando viene adottato l'inno italiano di fatto e quando invece viene inserito in una legge? Di fatto l'inno italiano viene adottato nel 1946, ma non viene inserito in una legge. Viene invece ufficializzato, diciamo, perché tutte le cose che riguardano lo Stato vengono ufficializzate quando inserite in una legge, quindi viene ufficializzato solo, pensate, nel dicembre del 2017. Quindi rimane inno de facto dal 1946 al 2017. Nel 2017 diventa inno de legge, cioè inserito in una legge, perché pensate che nella nostra Costituzione, ad esempio, è indicata ed è scritta la nostra bandiera, il tricolore, ma non c'è scritto da nessuna parte nella nostra Costituzione qual è il nostro inno. Lo troviamo in una legge del dicembre del 2017. Se volete potete fare una rapida ricerca su internet e andare a trovare questa legge. In quale anno però fu scritto questo inno? Fu scritto nel 1847, proprio durante il periodo in cui l'Italia voleva scacciare i popoli stranieri dal suo territorio per raggiungere l'unità d'Italia con quelle tre famose guerre di indipendenza. Chi scrisse il testo dell'inno? Perché una persona scrisse il testo e l'altra lo musicò, cioè scrisse la musica, quindi sono due persone differenti. Il testo fu scritto da Goffredo Mameli. Chi è Goffredo Mameli? È un patriota italiano che morì in guerra proprio per l'Italia. Chi compose invece l'inno italiano? L'inno italiano fu composto da Michele Novaro. Quando veniva cantato questo inno? L'inno veniva cantato durante le insurrezioni del popolo italiano contro gli occupanti stranieri, quindi era un inno di battaglia. Cosa significa il verso? Cosa significano i versi? L'Italia se desta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Intanto siamo partiti col dire che
L'Italia si è desta, destarsi vuol dire svegliarsi, quindi si è svegliata dal suo torpore, da quella situazione in cui doveva essere sempre sotto il dominio di qualche altro popolo, suddivisa in tanti staterelli. Si è svegliata e ha deciso che era il momento di unificare il popolo ed il territorio italiano. Quindi cosa ha fatto? Si è messa l'elmo. Chi si mette l'elmo vuol dire che va in battaglia, ma non si è messa un elmo qualsiasi, si è messa l'elmo di Scipione l'Africano, uno dei combattenti, dei generali dell'esercito romano più forti di tutti i tempi. Quindi se l'Italia, abbiamo personificato l'Italia in questi versi, no? L'abbiamo resa come una persona, si indossa l'elmo del più grande generale di tutti i tempi, vuol dire che l'Italia deve per forza, è destinata alla vittoria. Altro verso da spiegare. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma che schiava di Roma, il Dio la creò. Dov'è la vittoria? Questa vittoria, anche qui l'abbiamo personificata, porga la chioma a Roma, all'Italia. Perché porga la chioma? Perché anticamente a Roma le schiave venivano rasate, ok? Quindi la vittoria diventa come schiava di Roma, cioè schiava dell'Italia. Quindi cosa significa? Che Roma, l'Italia sono destinate ad essere vittoriose, ad avere come schiava la vittoria, ok? Infine, ultima domanda, cosa si intende? Stringiamoci a coorte. Abbiamo detto che, attenzione, non è corte, la corte del re con tutti i nobili e gli aristocratici, ma è coorte con due O. Cosa significa? La corte era una parte dell'antico esercito romano, talmente temibile che solo nel vedere disposti questi soldati incutevano un gran timore. Quindi dice: popolo italiano, schierati come fossi corte, che solo a guardarti devi fare paura al nemico. Ok? Allora, solo questo, solo ed unicamente questo. Non credo che sia troppo complesso. Vi chiedo di riascoltarlo una, due, tre volte, quante volte volete. Poi queste saranno le domande della verifica, molto semplicemente. Quindi poi quando torniamo sarete già pronti per fare la verifica o per un'interrogazione per quant'altro. Dovesse succedere, ahimè, spero proprio di no, che, non lo so, stessimo a casa ancora, potrei comunque fare una verifica anche online. Quindi voi preparatevi in modo che andiamo avanti. Perché ricordatevi che questo è l'ultimo anno, purtroppo, che la scuola vi offre una cultura a livello musicale e quindi è importante che facciamo ancora alcuni argomenti per avere un po' di cultura generale. Ok? Buona giornata e ci vediamo presto. Ciao ciao!